Benissimo, vediamo se mi sentite. Oh, ciao Antonella, ciao, ciao, mi fa piacere vederti. Vederti o sentirti o leggerti. Stasera parleremo dell'alba dell'acquario, ovvero dell'alba della nuova era che stiamo vivendo adesso. E adesso stiamo facendo qualche piccola prova tecnica per capire se mi vedete, se mi sentite, se è tutto a posto. Dovremmo essere in onda adesso. E se mi sentite e mi vedete, potete darmi una conferma magari nei commenti. E fra poco iniziamo. Ormai sono le 9:26, fra 5 minuti iniziamo e partiamo per questa nuova avventura insieme. Un'avventura che ci permetterà di capire meglio che epoca stiamo vivendo e che cosa vivremo nel prossimo futuro. Ciao Anna Lucia, ciao, benvenuta. Ringrazio particolarmente, naturalmente, Anna Tamburini Torre, Enrico Ballantini e tutto il gruppo di Focus 3.0 per l'ospitalità che mi state dando. Perché senza di voi questa serata non sarebbe possibile. Anzi, come ricordo sempre all'inizio delle nostre chiacchierate, queste sono delle esperienze di gruppo, delle conferenze che per quanto siano in apparenza asettiche, perché io sono qui e voi siete altrove, non siamo tutti nello stesso posto, non possiamo interagire così facilmente come se fossimo tutti insieme, eppure sono esperienze di gruppo. Questo vuol dire che voi che mi ascoltate e io che parlo, stiamo evolvendo insieme verso che cosa? Verso una nuova coscienza di gruppo. Questo è uno dei temi fondamentali dell'era dell'acquario che stiamo iniziando a vivere. Stasera lo comprenderemo meglio. Ma proprio per questo è particolarmente importante che, se lo desiderate, mi potete fare delle domande, dei commenti qui nella parte, qualcuno mi dice che la voce è un po' bassa, cercherò di parlare a voce più alta e un po' più vicino al microfono. Perfetto. Allora, se durante questa chiacchierata avete qualche domanda, avete qualcosa da chiedere riguardo alle cose che dirò mentre le dico, scrivetemelo nei commenti. Scrivetemi qualcosa che vi può interessare, che vi può sembrare importante in quel momento, perché è probabile che sia importante per tutto il gruppo. E che dandomi qualche piccola indicazione in più, io riesca a indirizzare a mia volta questa chiacchierata nelle direzioni che sono più evolutive per il gruppo e per tutti noi anche individualmente, oltre che collettivamente. Questo è molto ma molto importante perché questa serata possa essere veramente utile per tutti noi. Bene, ciao Silvana, ciao Linda, ciao Lorena, ciao Rosangela, ciao Giulia. Ciao a tutti voi. Bene, ora sono le 9:30 quasi. Mi presento per chi non mi conosce. Io mi chiamo Francesco De Falco, sono laureato in psicologia clinica, ma non faccio lo psicologo, almeno lo psicologo tradizionale, nel senso occidentale del termine, perché la mia passione è la psicologia esoterica, ovvero lo sviluppo del potenziale umano attraverso la comprensione di tutti gli aspetti del nostro mondo interiore, anche al di là del corpo fisico e del cervello fisico. Noi, per la psicologia esoterica, siamo delle entità spirituali che fanno un'evoluzione qui nel piano materiale per contribuire all'evoluzione collettiva, e sottolineo collettiva. Ciao Anna, ci vediamo e ci sentiamo. Ciao Roberta, mi fa piacere vederti, o meglio, sentirti. Benissimo. Allora,
Qual è la costituzione dell'uomo secondo la psicologia esoterica? Ve lo illustro proprio all'inizio di questa chiacchierata con questo simbolo che potete vedere. NPS, Nuova Psicologia di Sintesi, ovvero la sintesi di tutto ciò che siamo a livello fisico, emotivo, mentale e spirituale. Il quadrato che vedete esternamente rappresenta la nostra personalità, con il suo centro fisico denso, il nostro corpo, il nostro cervello fisico. Poi abbiamo un altro lato che è il corpo eterico, la controparte energetica, elettromagnetica del nostro corpo fisico, dove troviamo i chakra e la circolazione del prana. Ok? Poi abbiamo un centro emotivo che metabolizza emozioni e sentimenti e un centro mentale che chiamiamo la mente o corpo mentale, che metabolizza, elabora i pensieri, sia i nostri, sia i pensieri in cui noi ci troviamo immersi. I pensieri che non sono necessariamente nostri individuali, ma sono nostri collettivi, che le idee che noi pensiamo e che crediamo vere perché fanno parte del nostro modo di pensare collettivo, a livello del nostro gruppo, a livello di nazione, a livello di continente, a livello di tutto il pianeta Terra. Ok, magari in un'altra serata approfondiremo un po' di più questo logo della nuova psicologia di sintesi per comprendere meglio come siamo fatti e il modo in cui possiamo evolvere anche individualmente. Stasera invece parleremo di evoluzione collettiva, ovvero come stiamo evolvendo in forma di umanità, un unico organismo collettivo formato da quasi 8 miliardi di cellule. Stasera parleremo di come noi, le singole cellule, possiamo contribuire all'evoluzione collettiva di questo grande organismo, l'umanità, che sta adesso cambiando pelle, esattamente come se fosse un serpente o un rettile che, cambiando pelle, cambia un po' anche parte della sua natura, cambia carattere, cambia psicologia. Capite? Benissimo. Allora, stasera parleremo di come l'umanità sta cambiando a cavallo tra due ere che stiamo attraversando adesso, l'era dei pesci, che sta finendo adesso, l'era dell'acquario che sta iniziando adesso. Ciao Enrico, buona serata. Allora, cosa vuol dire dal punto di vista astronomico e astrologico il passaggio dall'era dei pesci all'era dell'acquario? Com'è che possiamo dire che noi stiamo vivendo il tramonto dell'era dei pesci e l'alba dell'era dell'acquario? Queste sono domande che penso vi siano venute in mente, visto che il tema di stasera è appunto l'alba dell'acquario. A proposito, tutto quello che dirò è comunque contenuto nel mio libro L'alba dell'acquario, che potete trovare tranquillamente ordinare da Macro Librarsi. Vi ho messo il link al libro all'inizio di questo dei commenti. Casomai dopo ve lo rimetto alla fine in modo che possiate trovarlo più facilmente. Comunque su Macro Librarsi, se ne sentite l'utilità. Bene. Allora, cos'è questa faccenda dell'era dei pesci e l'era dell'acquario? E ve lo mostro da un'illustrazione che trovate nel libro L'alba dell'acquario. Allora, qui si vede una situazione della Terra, del Sole e delle costellazioni dei segni zodiacali nella volta celeste, che noi troviamo il giorno dell'equinozio di primavera, il 21 di marzo. Nell'equinozio di primavera, il 21 di marzo, se negli ultimi 2000 anni avessimo tirato una linea come quella che vedete tratteggiata dalla Terra al Sole e poi avessimo proseguito oltre, saremmo andati a sbattere contro la costellazione dei Pesci. Il che vuol dire che negli ultimi 2200 anni circa siamo stati nell'era astrologica dei pesci. Ok, fino a qua?
Se c'è qualcosa che non capite, ditemelo che io ve lo ri rispiego in un altro modo. Invece, nei prossimi 2200 anni, se noi, per via della precessione degli equinozi, che è un moto dell'asse terrestre su cui non approfondisco perché sennò andiamo fuori tema, però nei prossimi 2200 anni, se sempre il giorno dell'equinozio di primavera, il 21 marzo, noi tireremo una linea immaginaria dal centro della Terra al centro del Sole e proseguiremo oltre, andremo a sbattere contro la costellazione dell'Acquario, non più contro la costellazione dei Pesci. Il che vuol dire che nei prossimi 2200 anni circa saremo nell'era dell'Acquario. Questo da un punto di vista astronomico non significa niente. Dal punto di vista di Piero Angela, Alessandro Cecchi Paone, Margherita Hack, eccetera, questo non ha un significato, perché le costellazioni non hanno nessuna influenza fisica sul nostro pianeta. Ma da un punto di vista della psicologia esoterica, invece ha significato. Significa che negli scorsi 2000 anni l'umanità è evoluta attraverso determinate regole, attraverso determinate energie, caratteristiche del segno zodiacale dei pesci. E l'umanità complessivamente, collettivamente, ha avuto un determinato carattere, un determinato temperamento tipico del segno dei pesci. Nei prossimi 2200 anni, invece, l'umanità evolverà sia collettivamente, sia nei singoli individui, attraverso delle leggi, attraverso delle energie tipiche del segno dell'acquario. E avremo collettivamente un carattere che è influenzato dall'energia, dalle qualità del segno dell'acquario. È chiaro? Perfetto. Una domanda che potrebbe saltare fuori è: ma allora il segno dell'acquario è più evoluto del segno dei pesci? Ecco, la risposta è no. Di per sé il segno dell'acquario non è più evoluta di quella dei pesci, sono due energie differenti. Però l'umanità negli ultimi 2000-2500 anni ha fatto dei salti di qualità dal punto di vista della coscienza. Quindi noi abbiamo vissuto l'energia dei pesci a un livello evolutivo collettivo relativamente più basso di quello che stiamo vivendo adesso. E nei prossimi 2200 anni avremo l'opportunità di vivere l'energia dell'acquario a un livello più evoluto, e si spera quindi meglio, di come abbiamo vissuto l'energia dei pesci. Quindi magari avremo la possibilità di vivere le qualità dell'acquario con minori effetti collaterali negativi rispetto a quelli che abbiamo vissuto durante l'era dei pesci. Poi vedremo con calma di che effetti collaterali negativi sto parlando, per chiarire meglio il discorso. Intanto cerchiamo di metabolizzare quello che abbiamo detto fino adesso. Per metabolizzarlo, volevo avvicinarmi un po' di più al cambiamento evolutivo, l'attuale trasformazione che l'umanità sta vivendo adesso. Questa figura, sempre tratta dal libro L'albero dell'acquario, illustra un po' il cambiamento evolutivo che stiamo facendo negli ultimi 100 anni circa. Per spiegarlo, immaginate che l'umanità sia simile a un treno in corsa. Vi ricordate nei film western quando c'era il treno dell'Ottocento sulle rotaie che andava verso una direzione? Immaginate che questo treno dell'Ottocento stesse andando verso un burrone, una catastrofe, un precipizio, ma che a un certo punto ci fosse uno scambio e lì saltasse fuori lo scambista, ovvero il vecchietto del West di età apparente tra 80 e 140 anni, che tirando una leva fa in modo che
la direzione precedente diventi un binario morto e che il treno vada invece in un'altra direzione, più evolutiva, salvandosi dal baratro e andando verso la città, verso l'obiettivo che doveva raggiungere. Perfetto. Adesso immaginate che l'umanità negli scorsi 100 anni fosse come questo treno che andava su un binario più o meno sempre uguale. Qui ve lo mostro questo binario nell'illustrazione, vediamo se riesco a farvela vedere. Ecco, con questa linea bassa che vedete va sempre dritta, parallela all'asse delle ascisse, sempre dritta dal 1945 al 1962. Dal 62 fino al 1987. Ecco, perché dico fino al 1987? Perché nel 1987 c'è stato come un evento interiore che viene chiamato in ambito New Age convergenza armonica, di cui ci parla un'entità chiamata Crayon, che è stata canalizzata da Lee Carroll, un americano. Questa entità ci dice che nel 1987 è un po' come se tutta l'umanità avesse vissuto un referendum interiore. Che cos'è un referendum? Noi italiani dovremmo ricordarcelo, perché negli anni 70 abbiamo avuto due referendum molto importanti, uno sul divorzio e uno sull'aborto. Intorno al 1970, anno più, anno meno, perché non ricordo esattamente, c'è stato questo referendum sul divorzio che ha fatto una domanda secca agli italiani. Italiani, volete continuare senza il divorzio o volete cambiare binario della vostra storia e inserire il divorzio come possibilità per tutti? Gli italiani hanno deciso divorzio sì. E nel 1970 il percorso dell'Italia è cambiato perché c'è stata una decisione collettiva che ha portato a un cambiamento evolutivo nella direzione di una maggiore libertà individuale. Tutto chiaro fino a qua? Se c'è qualcosa che non si capisce, ditemelo, perché è un punto molto importante. Perché una cosa simile è avvenuta a livello collettivo nel 1987, senza che ce ne accorgessimo. È come se nel 1987 qualche entità ci avesse chiesto collettivamente a tutti noi: voi come esseri umani ve la sentite di affrontare un percorso più elevato dal punto di vista energetico, in cui dovrete prendervi maggiori responsabilità nella vostra vita e dovrete prendere delle decisioni e agire da un punto di consapevolezza più elevato di quanto avete fatto fino adesso? L'umanità nell'87 ha risposto di sì. Noi non ce ne siamo accorti, ma nel 1987 abbiamo fatto un cambiamento interiore che ha portato a un cambiamento collettivo. Apparentemente non è successo niente nel 1987, tutto è rimasto come prima. C'era la guerra fredda tra Unione Sovietica e Stati Uniti, che aveva diviso il mondo in due parti, in due blocchi contrapposti, dal 1945 fino al 1987 e oltre. Però, negli anni successivi all'87, sono successe delle cose che nessun politologo, nessun futurologo aveva previsto. La coscienza dell'umanità è cambiata. Ed sono cambiate anche le istituzioni di conseguenza. C'è stato il crollo dell'Unione Sovietica, il crollo del muro di Berlino, la fine di un mondo che viveva un ordine di livello basso, con due antagonisti, Unione Sovietica e Stati Uniti, che controllavano il mondo, e questo ordine si è dissolto nel giro di 4-5 anni al massimo.
grazie a questo cambiamento interiore che abbiamo vissuto. Questo ha comportato anche il disinnescarsi del grande pericolo che stavamo vivendo dagli anni 60 in poi, cioè una terza guerra mondiale nucleare con armi atomiche che avrebbero probabilmente distrutto gran parte della vita umana sulla Terra. Una cosa che molti studiosi avevano previsto come quasi certa, un'evenienza quasi certa, che si è dissolta nel giro di 3 o 4 anni. Quindi un cambiamento epocale. Nella mia testa, a quel punto, mi sono anche chiesto, ma anche prima del 1987, c'erano stati altre circostanze, altri momenti cruciali della storia in cui avremmo potuto cambiare direzione collettivamente? Crayon, canalizzato da Lee Carroll, mi ha risposto scrivendo, collettivamente a tutti noi naturalmente, non a me individualmente, scrivendo che un momento del genere c'era stato nel 1962. 25 anni prima del 1987. Nel 1962 c'erano dei semi di futuro che erano stati piantati nella coscienza collettiva dell'umanità. Però ci viene detto che nel 1962 noi collettivamente non ce la siamo sentita di sostenere questi semi di novità e li abbiamo lasciati abortire in modo che non cambiasse sostanzialmente nulla in quel momento. Io sono andato un po' a vedere nella storia del mondo cosa stava succedendo nel 1962 ed effettivamente mi sono reso conto che in quel periodo c'erano delle novità sul piatto. In particolare negli Stati Uniti era arrivato un presidente differente da quelli di prima, John Fitzgerald Kennedy, che voleva cambiare tutta una serie di cose all'interno degli Stati Uniti. Stessa cosa, alcuni leader neri, sempre negli Stati Uniti, stavano cambiando le cose, in particolare due, Martin Luther King e Malcolm X. Nell'Unione Sovietica, dopo la morte di Stalin e dopo tutta una serie di eventi, era arrivato un nuovo leader, Khrushchev, che stava manifestando la volontà di cambiare le cose e dare una sterzata all'interno dell'Unione Sovietica e nei rapporti col resto del mondo. Invece, per quanto riguarda la religione che a livello di mondo occidentale era più influente, cioè la Chiesa Cattolica, era arrivato un papa innovatore. Giovanni XXIII, che per la prima volta nella storia aveva avviato delle riforme nella Chiesa prima che la Chiesa fosse costretta a forza a riformarsi. Questo l'aveva fatto con il Concilio Vaticano II, che aveva introdotto tutta una serie di novità all'interno della Chiesa. Ma cos'è successo dopo il 1962? Tutti questi semi di novità e altri ancora sono stati estirpati dalla coscienza dell'umanità, perché la coscienza collettiva non ha sostenuto questo cambiamento. Non eravamo pronti per cambiare troppo rapidamente, evidentemente. Cosa è successo? John Fitzgerald Kennedy prima e poi suo fratello Robert Kennedy sono stati assassinati. È arrivato un presidente molto conservatore come Nixon e poi altri conservatori quasi sempre come Reagan, per esempio. Poi al posto di Malcolm X e Martin Luther King sono stati anch'essi assassinati. In Unione Sovietica Khrushchev è stato mandato gentilmente in pensione e al posto suo è arrivato Brezhnev, un conservatore che ha cristallizzato l'Unione Sovietica per decenni. Idem per quanto riguarda Giovanni XXIII. Dopo la sua morte è arrivato un papa conservatore, Paolo VI, che ha mantenuto la Chiesa cattolica bloccata fino alla sua morte. Vedete? Ecco, due situazioni analoghe a distanza di 25 anni. Nell'87 i semi di novità
sono stati lasciati crescere all'interno della coscienza dell'umanità e hanno portato frutto con un cambiamento epocale nella struttura dell'ordine mondiale. Si è passati da un ordine di livello basso a un grande caos che perdura ancora, nell'attesa di un futuro ordine mondiale di livello più evoluto, di livello superiore. Ricordiamoci sempre che se vogliamo il cambiamento individuale o collettivo, non possiamo passare direttamente da un livello di ordine di basso livello a un livello di ordine di alto livello istantaneamente. Dobbiamo passare, avere il coraggio di passare attraverso a una fase caotica in cui il vecchio ordine non esiste più. E il nuovo ordine non esiste ancora. Chiaro? Perfetto. Quindi adesso stiamo ancora vivendo una fase caotica. Nel 1987 Laura ci ricorda che c'è stata la convergenza armonica. Assolutamente sì. È uno degli eventi. Quel referendum interiore collettivo che hanno portato al cambiamento collettivo dell'umanità che stiamo vivendo adesso. D'accordo? Non esiste più una contrapposizione tra due blocchi, esistono tanti stati e confederazioni di stati che stanno tentando di collaborare insieme in modo da dare un certo ordine all'attuale situazione mondiale. La cosa importante è che è andare verso un ordine di livello superiore dal punto di vista dell'evoluzione, anziché verso un ordine di livello inferiore. Bene, dopo l'87 ricordo che ci sono stati altri eventi importanti. Nel 2003 c'è stata la cosiddetta concordanza armonica. Nella concordanza armonica del 2003 abbiamo fatto come umanità abbiamo vissuto dei momenti di consapevolezza riguardanti la nostra biologia e il DNA. Nel 2003 è finita la mappatura del genoma umano, ovvero dei geni all'interno della razza umana. E da qui abbiamo cominciato a comprendere, grazie a biologi come Bruce Lipton, per esempio, tra tanti altri, che noi non siamo dei robot pilotati dai nostri geni e incapaci di libero arbitrio. Lo voglio dire chiaramente, questo perché è un punto fondamentale. I nostri geni corrispondono ai nostri potenziali, che noi abbiamo dalla nascita a livello fisico, ne abbiamo altri a livello non fisico. Però a livello fisico contengono i nostri potenziali e i nostri potenziali anche negativi. Però siamo noi, spesso e volentieri, che grazie al nostro libero arbitrio, alla volontà e a ciò che facciamo o non facciamo nella vita, attiviamo i potenziali positivi all'interno del DNA o attiviamo i potenziali negativi all'interno del nostro DNA. Ci sono persone che hanno dei geni che sono in qualche modo correlati al pericolo di un tumore, che possono sviluppare questo tumore, e altri che invece hanno gli stessi geni che possono non sviluppare questo tumore. Con questo cosa voglio dire? Che non esiste un rigido determinismo collegato alla genetica. All'interno del nostro codice genetico, abbiamo scoperto a partire dal 2003, esistono dei potenziali che noi siamo in grado di attivare. Attivare come? Con ciò che mangiamo. Se mangiamo tanto e siamo predisposti al diabete, diventeremo diabetici. Se mangiamo il giusto, gli alimenti giusti e abbiamo il gene che è correlato al diabete, non diventeremo diabetici spesso, perché abbiamo corretto
grazie al libero arbitrio e alla volontà, la nostra alimentazione. Capite? Quindi c'è un'interdipendenza tra le cose. E poi attraverso le nostre emozioni e i nostri pensieri contribuiamo ad attivare i nostri potenziali migliori o peggiori. Quindi stiamo attenti e sorvegliamo noi stessi attraverso il nostro discernimento e la nostra volontà, sia su ciò che mangiamo, beviamo, fumiamo o non fumiamo, eccetera, sia, ed è ancora più importante, alle emozioni e ai sentimenti che proviamo, gli stati d'animo che proviamo, e quali sono i nostri pensieri e le nostre idee. Perché ricordiamoci sempre che, diceva Gesù Cristo stesso, l'uomo, l'essere umano, non è tanto danneggiato da ciò che mangia o da ciò che beve, ma da ciò che pensa e da ciò che prova a livello emozionale. Non esiste nessun parassita così pericoloso e pervasivo come un'idea. Le idee sono più pericolose dei virus, tanto per accennare a un discorso di attualità. Quindi, se noi abbiamo delle idee di competizione anziché di collaborazione, di discriminazione per sesso, per età, per razza, per quello che vuole, religione, noi facciamo del male all'umanità e a noi stessi. Capite? Se viceversa abbiamo delle idee basate sulla collaborazione tra individui e tra stati, e sull'ecologia, sull'integrazione e i buoni rapporti umani, noi facciamo del bene a noi stessi e all'umanità. Ecco, qua vi ho già dato degli indizi su come noi possiamo contribuire all'evoluzione collettiva della razza umana. Dopo il 2003, la concordanza armonica e quindi la comprensione maggiore che abbiamo del nostro DNA, c'è stato il 2012, che è stato un altro anno importante perché da lì partono altri potenziali dell'umanità, dei potenziali fisici, emotivi, mentali, che portano a dei livelli di consapevolezza collettiva differenti e quindi a dei tipi di evoluzione collettiva differenti. Quindi, come facciamo noi a ridurre la sofferenza collettiva, a ridurre e aumentare la gioia nella nostra evoluzione? È semplice. Più collettivamente, individualmente, ci manteniamo a un livello di coscienza elevato, più vivremo gli aspetti dell'evoluzione, del cambiamento, a un livello sereno e gioioso. Più invece teniamo la nostra coscienza bassa, pensiamo a pensieri di paura, di terrore, di complotti, di tragedie, eccetera, più vivremo i cambiamenti in maniera negativa, con dolore e sofferenza. Quindi, il primo lavoro che dobbiamo fare, molto importante fare, molto importante fare, è quello su noi stessi. Perché se vogliamo vivere un cambiamento importante e bello e sereno, è molto importante che facciamo un lavoro su noi stessi, attraverso mille modi, tra cui la meditazione e i percorsi che adesso cominciamo a vedere per quanto riguarda il nostro potenziale collettivo e individuale. Per prima cosa, poi, prima di arrivare al punto centrale di questa nostra chiacchierata, volevo mostrarvi anche, perché di solito è una domanda che salta fuori, è esattamente quando siamo passati dall'era dei pesci all'era dell'acquario?
C'è stato in particolare un anno, un giorno, un'ora, un minuto in cui prima eravamo nell'era dei pesci e poi siamo entrati nell'era dell'acquario? Molte persone infatti immaginano che i cambiamenti di ere astrologiche avvengano in questo modo qua, in maniera puntiforme, vedete? Dall'era dell'Ariete all'era dei pesci, dall'era dei pesci all'era dell'acquario e avanti così. Come se ci fosse un istante della storia di separazione, in cui prima eravamo nell'era dei pesci e adesso siamo nell'era dell'acquario, tipo 21 dicembre 2012. Però, come illustro nel mio libro, attraverso queste immagini, non accade così il passaggio delle ere astrologiche. Accade così. Vedete la figura 3? Ecco. Vedete che c'è una sovrapposizione tra la fine di un'era astrologica e l'inizio della successiva era astrologica? Perfetto. Siamo passati dall'Ariete ai Pesci intorno spannometricamente un po' prima della nascita di Gesù Cristo, o meglio, della supposta nascita di Gesù Cristo. E poi siamo passati dall'era dei pesci all'era dell'acquario in un periodo che va dal 1975 al 2025. Anzi, stiamo ancora vivendo questo passaggio. Per cui in questo momento stiamo ancora vivendo tra l'autunno dell'era dei pesci, il tramonto dell'era dei pesci e la nascita, l'alba dell'era dell'acquario. Siamo quasi completamente sotto l'energia dell'acquario. Questo che cosa vuol dire? Che c'è stata una sovrapposizione tra il 1975 e il 2025 prossimo, c'è una sovrapposizione tra queste due energie, tra queste due qualità. Però l'energia dell'acquario sta sempre più crescendo, l'energia del segno dei pesci comincia a diventare quasi inavvertibile e non è più quella attraverso la quale noi evolviamo. Allora, qual era l'energia dei pesci che ci ha permesso di evolvere negli ultimi 2200 anni? Arriviamo al punto. Il segno dei pesci è un segno di sacrificio individuale all'ideale, verso un ideale che consideriamo molto elevato. Quindi l'era dei pesci è stata soprattutto un'era di evoluzione individuale. L'unità evolutiva era l'individuo. L'individuo evolveva imitando un ideale che per lui era più elevato di se stesso. Per esempio, una religione. Una religione, cristianesimo, l'Islam, oppure fate voi, il buddismo, ci mostrava un ideale di comportamento da raggiungere, che spesso veniva identificato nel presunto fondatore della religione. Cristianesimo, l'ideale da seguire era l'imitazione di Gesù Cristo. Nel Corano, nell'Islam, era imitare Maometto, il profeta. Nel buddismo era seguire il cammino, l'ottuplice cammino del Buddha. Tutto chiaro? Si imitava un ideale considerato esterno a noi, in una sorta di dualità estremamente percepita. Ci ritenevamo quindi di conseguenza inferiori rispetto a questo ideale. Poteva essere anche un ideale politico? Certo che sì. Poteva essere l'ideale di Roma e dell'Impero Romano, poteva essere l'ideale della Rivoluzione Francese, poteva essere l'ideale del comunismo, l'ideale della democrazia, l'ideale del liberismo capitalistico in ambito economico. Tutti ideali a cui l'essere umano cercava di uniformarsi, cercava di seguire quell'ideale che per lui era la verità. Tendenzialmente nell'era dei pesci gli esseri umani vedevano solo il proprio punto di vista e il proprio ideale,
gli altri ideali seguiti da altri esseri umani o erano sbagliati, falsi, oppure erano semplicemente meno veri del nostro. Capite? E qua nascono gli effetti collaterali che tra poco vedremo. E potevamo anche seguire un leader, che poteva essere un leader religioso, un guru, Osho, oppure un leader politico, Giulio Cesare, Napoleone, Mussolini, fate voi. Una persona che consideravamo molto superiore a noi, un modello da imitare. Attraverso di questa modalità di evoluzione individuale one-to-one, per esempio nel rapporto maestro-discepolo, per intendersi, noi abbiamo fatto una notevole evoluzione, abbiamo imparato tanto. Pensate al rapporto maestro-discepolo in cui il maestro insegna al discepolo le tecniche di meditazione per fare dei salti di coscienza, per raggiungere un certo livello di risveglio individuale. Sono percorsi attraverso i quali abbiamo fatto veramente dei passi avanti. Pensate anche ai principi del cristianesimo degli ultimi 2000 anni, il principio dell'amore messo al servizio degli altri, la parabola del buon samaritano, lo stesso esempio di Cristo che lava i piedi ai suoi discepoli e che muore sulla croce per loro, giusto? L'amore altruistico. Questo è un grandissimo ideale che ha fatto breccia nell'umanità negli ultimi 2000 anni. O pensiamo degli ideali laici della Rivoluzione francese, libertà, uguaglianza, fraternità, come questi ideali fanno parte ormai del nostro mondo interiore e di quello che cerchiamo all'interno delle democrazie, per quanto imperfette e spesso discutibili, diciamo così. D'accordo? Abbiamo fatto dei grandi passi avanti in questi 2000 anni nell'era dei pesci, ma a quali costi? Di effetti collaterali molto forti. Vediamo un po' in due parole. Per esempio, il cristianesimo. Il cristianesimo c'era il proselitismo, perché per il cristianesimo e per la Chiesa Cattolica poi, il cristianesimo doveva diventare una religione universale perché tutti dovevano accettare il sacrificio di Cristo e l'amore che Cristo ha portato all'umanità. Allora io, cristiano, vado da un islamico, vado da un buddista e quello che è. E gli dico, tu accetti Gesù come figlio di Dio, il suo amore, accetti di seguire la Chiesa Cattolica e convertirti? Lui mi dice no. E io allora ti devo ammazzare, capite? Io lo devo ammazzare perché? Perché in questo modo l'amore del Cristo diventerà universale in tutto il mondo. O perché gli altri lo accettano di buon grado, o perché lo accettano per costrizione, o perché vengono eliminati fisicamente. Capite la stortura mentale che nasce a quel punto? Questo vale ovviamente anche per l'Islam, per tante altre religioni dell'era dei pesci. Ma mica solo le religioni. Gli ideali della Rivoluzione francese, libertà, uguaglianza, fraternità, sono dei bellissimi ideali finché esistono nel mondo astratto delle idee. Ma quando si fanno carne e sangue nella pratica, possono portare a un terribile bagno di sangue. La ghigliottina, i morti durante il regime del terrore di Robespierre. Robespierre amava tantissimo i suoi amici, ma li fece ghigliottinare quasi tutti perché riteneva che non fossero allineati al vero ideale rivoluzionario, quello che lui seguiva. E qui arriviamo al peccato originale, al peccato fondamentale, chiamiamolo così, dell'era dei pesci. Aver amato troppo i nostri ideali astratti e aver amato troppo poco i nostri simili, i nostri fratelli e sorelle concreti che sono intorno a noi. Perché quando si trattava di sacrificare
persone intorno a noi, per i nostri ideali, lo facevamo senza pensarci troppo. Capite il problema? Bene, adesso stiamo uscendo da questo tipo di mentalità. Tant'è vero che negli ultimi 50 anni si è parlato, come se fosse una catastrofe, del crollo delle ideologie. Forse qualcuno di voi ha sentito questo termine. In particolare, questo termine è saltato fuori dopo il 68, quando le persone hanno cominciato a ribellarsi a tutta una serie di convenzioni sociali, di vita, sessuali e di altra natura, che venivano accettate comunemente fino al 68. E poi col crollo dell'Unione Sovietica e dei regimi comunisti. Giusto? A quel punto le ideologie hanno cominciato a fare acqua da tutte le parti. Le persone hanno cominciato a ritenere che questi ideali che sono stati seguiti fino adesso, benché andasse, rappresentavano un aspetto della verità, non tutta la verità. Tutti erano dei punti di vista parziali, settari. Avevano dentro di sé degli aspetti di verità, ma non erano la verità. E non bastava sostituire questi ideali con altri ideali. Era necessaria una visione più ampia. Quella di cui abbiamo bisogno oggi non è un nuovo ideale che sostituisca quelli vecchi e che noi seguiamo con la stessa ottusità e con gli stessi paraocchi di prima. Abbiamo bisogno di una visione più ampia e più profonda che sia capace di integrare tutti questi ideali dell'era dei pesci e altri ancora, tenendo presente che sono tutti aspetti parziali di una verità più grande. Capite? Tutte le religioni non sono altro che dei modi differenti di cercare di comprendere il mistero di Dio, il mistero dell'universo, il mistero del piano divino e del proposito divino per l'umanità. Sono tutte imperfette, sono tutte fallaci, ma hanno tutte qualcosa, qualche aspetto di verità. E dopo vedremo uno di questi aspetti. Adesso stiamo entrando nell'era dell'acquario, quindi evolviamo in maniera differente. E questa è una bella cosa. Come evolviamo? Innanzitutto, l'era dell'acquario è un'era di coscienza di gruppo, non di coscienza individuale. Quindi l'unità in evoluzione non è più l'individuo singolo, è il gruppo. Se prima si evolveva one to one con il contatto con un maestro individuale, adesso si evolve con le condivisioni di gruppo, come questa sera, per esempio. Questo è molto importante, perché infatti il segno dell'acquario, se ce l'avete presente, è uno dei simboli del segno dell'acquario, è un essere umano, spesso donna, che ha una, come dire, una conchiglia, un'anfora meglio, inclinata in avanti, da cui emerge, esce acqua di vita per il gruppo, dare da bere agli assetati. Questo è molto importante, perché adesso comprendiamo che se vogliamo evolvere, dobbiamo unire le nostre passioni, le nostre competenze, i nostri interessi, perché nessuno evolve da solo, in tutti gli ambiti. In ambito scientifico non c'è più il genio isolato, padrone di tutto lo scibile umano, che può fare delle nuove scoperte da solo, perché ormai il sapere umano è così vasto che non può essere dominato da un singolo individuo. Matematica, fisica, astrofisica, fisica delle particelle, chimica, biologia, eccetera, ormai sono diventate talmente complesse
che per fare delle scoperte nuove e metterle in atto, in pratica, nella nostra umanità, ci vuole lo studio e l'applicazione di equip insieme, di gruppi. Questo vale per la scienza, ma vale anche per le nazioni, perché le singole nazioni non sono più in grado di gestire i problemi che l'umanità sta affrontando adesso. Questo lo voglio dire forte e chiaro. Non c'è la possibilità per le singole nazioni di risolvere i problemi dell'umanità e delle singole nazioni. I problemi delle singole nazioni e dell'umanità nel suo complesso riguardano la sovrappopolazione mondiale. Siamo 8 miliardi, siamo troppi. Consumiamo tutto ciò che la Terra produce in un anno, noi lo consumiamo in 6 mesi. Questo lo voglio dire chiaro e tondo. Non è un'opinione, è un dato di fatto. Quindi le soluzioni sono due e vanno messe in atto entrambe. Uno, diminuire gradualmente il numero degli esseri umani attraverso la procreazione responsabile. Un'autoregolamentazione delle nascite che deve esistere a un livello mondiale attraverso un'opera di educazione collettiva. Educazione, sviluppo, non costrizione e dittatura, intendiamoci. Due, dobbiamo trovare delle nuove fonti energetiche e metterle in atto a livello mondiale, che siano ecosostenibili e rinnovabili e che inquinino meno. Quindi, come siamo passati, ed è stato estremamente evolutivo, dalla cultura e dall'economia del carbone a quella del petrolio. E quella del petrolio è più evoluta di quella del carbone, è più efficiente, costa meno e inquina meno, anche se sembra di no. Così dobbiamo assolutamente passare entro questo secolo a un'economia che non si regga più sul petrolio, ma su fonti rinnovabili e più pulite, da quella solare a quella dell'idrogeno, della fusione nucleare, a quella geotermica, a quella delle maree, chi più ne ha, più ne metta. Per far questo ci vuole un accordo tra non singoli stati, ma tra gruppi di stati che si mettano d'accordo su dei punti fondamentali. E poi ci vogliono equip di scienziati, multinazionali che investano soldi per andare in questa direzione. Capite? Quindi la nuova strada è quella della collaborazione tra gruppi sempre più vasti. Non è quella dell'autoisolamento, non è quella del nazionalismo e del sovranismo, che portano nella direzione opposta. Perfino per fare una cosa apparentemente semplice, come far pagare le tasse alle multinazionali che operano in tutto il mondo, come Google, Amazon, Facebook, eccetera, 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 i singoli stati non ce la fanno. Perché se il singolo stato vuol tassare Amazon, Google, Facebook, Amazon, Google, Facebook si chiudono a quello stato e vanno a prendere residenze fiscali altrove. Ecco perché ci vogliono accordi internazionali anche sotto questi profili qui. Capite? Non se ne può uscire altrimenti. E ricordiamoci che adesso che nell'era dell'acquario l'evoluzione attraverso i gruppi, dobbiamo continuamente ancora stare attenti a un virus molto più pericoloso del coronavirus, ovvero il virus della separatività. Cos'è il virus della separatività? È quello che colpisce l'umanità da quando ci ricordiamo. Allora, la separatività durante l'era dei pesci consisteva soprattutto nel pensare: il mio maestro è migliore del tuo maestro, di conseguenza anche io come discepolo sono migliore di te.
o discorsi di questo tipo che riguardavano le nazioni, che riguardavano gli individui, eccetera. Adesso può esistere però, attenzione, la separatività di gruppo. Cosa intendo con separatività di gruppo? Ritenere che il nostro gruppo di appartenenza, qualunque esso sia, un gruppo Facebook, può essere Focus 3.0, il mistero della vita, che è un gran bel gruppo, ma non può ritenersi migliore degli altri. Capite? Esattamente come un gruppo del mondo di Osho non deve ritenersi migliore di un altro gruppo. Capite? Dobbiamo imparare a collaborare anche all'interno di gruppi che fanno esperienze evolutive di questo tipo. Anche nella meditazione non esiste un'unica forma di meditazione superiore alle altre. La meditazione vipassana, la meditazione sui pensieri seme, la pe meditazione che viene insegnata nei libri del maestro tibetano, eccetera, 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 sono tutte forme di meditazione altrettanto importanti e altrettanto utili, solo che alcune sono più adatte ad alcuni tipi di individui e di gruppi, altre sono più adatte ad altri individui e gruppi. Quindi è fondamentale cominciare a toglierci l'idea della superiorità di certi gruppi rispetto ad altri. Se l'umanità vuole evolvere, ha bisogno dell'apporto di tutti i gruppi, dei gruppi che lavorano nell'ambito della psicologia, dei gruppi che lavorano nell'ambito dell'insegnamento, dei gruppi che lavorano nell'ambito della medicina occidentale, dei gruppi che lavorano nell'ambito delle multinazionali che distribuiscono cibo e altro, i gruppi che lavorano nell'ambito delle multinazionali internet, dei gruppi che lavorano nell'ambito dei governi, dei gruppi che lavorano nell'ambito delle religioni, eccetera, eccetera, eccetera. È fondamentale che cominciamo a collaborare e cominciamo a considerare che non esiste come dire, una separazione netta nell'umanità tra quello che chiamiamo bene e quello che chiamiamo male. O meglio, io preferisco altri due termini, ciò che è evolutivo e ciò che è involutivo. Ci sono elementi evolutivi e involutivi sia all'interno, faccio degli esempi, delle multinazionali che conosciamo, sia all'interno di gruppi esoterici, perché esiste la ricerca del denaro, del potere, della manipolazione per ottenere soldi, sesso, potere, sia in un ambito sia nell'altro ambito. Ed esistono persone evolute che cercano di portare avanti il bene dell'umanità, sia nell'ambito, in un ambito delle multinazionali, della politica, della scienza, sia nell'ambito degli studi esoterici o dei percorsi, chiamiamoli spirituali. Non c'è una separazione tra bene e male. Questo è molto importante che quindi noi gradualmente sviluppiamo le nostre capacità di discernimento per andare oltre nella capacità di comprendere ciò che è bene, ciò che è male, ciò che è evolutivo e ciò che è involutivo in tutto ciò che stiamo vivendo. Questo è molto, ma molto importante. Ecco, come vi dicevo, i grandi temi dell'umanità saranno soprattutto questi durante questo secolo, perché siamo a un bivio molto importante. Tra la competizione, non tanto tra singoli individui, ma tra gruppi, nazioni e gruppi di nazioni, e la collaborazione. Noi avremo tante prove, più o meno grandi, che riguarderanno questo tema. E questo tema abbiamo cominciato a vederlo per quanto riguarda l'ecologia. L'abbiamo visto grazie a degli accordi che alcuni stati stanno prendendo
per limitare l'inquinamento e promuovere energie rinnovabili, alcuni stati e alcune multinazionali. Lo stiamo vedendo col discorso del coronavirus, perché anche una crisi relativamente piccola come quella del coronavirus è una crisi che mette alla prova la nostra capacità di collaborare tra individui e nazioni, anziché proiettare le colpe l'uno contro gli altri. Capite? Anche individualmente c'erano persone che dicevano: la colpa è tua se si sparge il virus, perché sei andato a correre all'aperto da solo. La colpa è tua se si sparge il virus, perché sei andato a trovare tuo cugino, eccetera, eccetera, e non avresti dovuto farlo. Allora, cerchiamo di non proiettare le colpe gli uni contro gli altri, neanche a livello di nazioni: la colpa è degli inglesi, la colpa è dei cinesi, la colpa è degli Stati Uniti, la colpa è di quelli e di quegli altri, e cercare invece delle soluzioni ai problemi. Questa è una piccola crisi. Le prossime crisi saranno più importanti. Riguarderanno, per esempio, la gestione delle migrazioni, dei popoli, che potranno essere gestite, ma non annullate. Perché, come durante l'epoca dell'Impero Romano con le invasioni barbariche, non è che c'era un complotto mondiale per cui i barbari invadevano l'impero. Era un discorso di flussi migratori. Qua è la stessa identica cosa. Ci sono dei flussi migratori che le nazioni e i gruppi di nazioni, come l'Europa, devono imparare a gestire in modo da utilizzare questi flussi, non vedendoli solo come un problema, ma anche come delle risorse, delle nuove opportunità, anche per svecchiare i nostri modi di pensare troppo provinciali e aprirci a nuove culture. Un'altra tematica che dobbiamo per forza affrontare è anche quella dell'integrazione tra modi di pensare diversi a livelli di religione, per esempio tra cristianesimo e islam. Ma soprattutto le tematiche più importanti, quelle che ci coinvolgeranno di più da qua ai prossimi 70-80 anni, saranno quelle legate all'ambiente. Perché, anche se non è sicuro al 100% che i cambiamenti climatici partano dalla razza umana, può darsi che la razza umana influisca sull'ambiente, sul cambiamento climatico meno di quello che pensiamo, però è sicuro al 100% che gli squilibri a livello di inquinamento ed esaurimento delle risorse non rinnovabili del pianeta sono esclusivamente responsabilità della razza umana, perché siamo troppi, perché inquiniamo troppo, perché consumiamo troppo. E lo facciamo anche male. Capite? Quindi una delle grandi tematiche sarà quella ambientale. Ecco perché durante l'era dell'acquario, prima lo facciamo e meglio è, dobbiamo passare da una coscienza individuale della serie evolvo io perché raggiungo l'illuminazione e quindi non mi incarno più su questo pianeta di sofferenza perché vado oltre, no? Capite? Questa mentalità qui, che è un modo di pensare tipico dell'era dei pesci, dobbiamo invece passare al evolvo io all'interno di gruppi sempre più vasti, perché in questo modo possiamo contribuire di più all'evoluzione dell'umanità e dei centri di coscienza del pianeta Terra. Capite? Quindi è fondamentale che cominciamo a sviluppare una coscienza di gruppo, una coscienza di umanità e una coscienza ecologica. Ed è bene che comprendiamo
che il bene maggiore deve per forza includere il bene minore, ma è più importante del bene minore. Che cosa intendo? Che il bene del pianeta, visto come un'unica entità in evoluzione con diversi centri di coscienza, è più importante del bene dell'umanità. Che il bene dell'umanità è più importante del bene delle singole nazioni e che il bene delle singole nazioni è più importante del bene dell'individuo. Il che non vuol dire che il bene dell'individuo sia insignificante. Significa che il bene dell'individuo va inquadrato in un quadro più grande, in una visione più vasta. In questo momento è importante che ci ricordiamo una massima che io trovo molto evolutiva. Pensiamo globalmente e agiamo localmente. Questo cosa vuol dire? Prima di compiere un'azione, prima di comportarci in un certo modo, pensiamo, questo mio modo di comportarmi è evolutivo per il pianeta o lo danneggia? È evolutivo per i rapporti umani all'interno della razza umana o li peggiora? E poi, dopo aver pensato questo, decidiamo come comportarci in maniera più responsabile. Perché uno dei grandi temi dell'era dell'acquario, visto che è un'era dei rapporti di gruppo, è il miglioramento dei rapporti umani. Allora, la creazione di giusti rapporti umani in seno all'umanità e dei giusti rapporti tra l'umanità e gli altri regni della natura che ci sono sul pianeta Terra. E in particolare i rapporti dell'umanità con il regno minerale, con il regno vegetale, con il regno animale. Perché gli esseri umani, nei prossimi 2000 anni dell'era dell'acquario, matureranno molto la consapevolezza nuova di essere degli amministratori responsabili di questi regni. Capite? Cosa che finora abbiamo fatto in maniera egoistica e poco responsabile, perché abbiamo sfruttato il regno minerale e le risorse non rinnovabili che aveva, dai diamanti all'oro, all'acqua, al petrolio, al carbone, a tutto quello che c'era, abbiamo distrutto spesso il regno vegetale, per esempio anche per far posto ad allevamenti intensivi di animali, che poi macellavamo, spesso in maniera crudele, inutilmente crudele, per mangiarli. Per mangiarli in una maniera eccessiva. Ecco, una cosa che possiamo fare per migliorare un po' la situazione, per esempio, è cambiare la nostra alimentazione. Non necessariamente diventare vegetariani in maniera integrale, ma riequilibrare la nostra alimentazione, diminuendo fortemente il consumo di carne e aumentando il consumo di vegetali. Perché paradossalmente, aumentando il consumo di vegetali, noi distruggiamo meno piante, perché gli allevamenti intensivi sono l'attività umana che distrugge maggiormente sia le foreste sia l'acqua. Gli animali degli allevamenti intensivi consumano molto più vegetali, molta più acqua di quella che consumeremmo direttamente noi mangiando vegetali. Capite? Quindi possiamo cambiare anche da questo punto di vista, molto concreto. Ok, fino a qua? Benissimo. Adesso la nostra chiacchierata sta arrivando alla fine. Naturalmente, se avete delle domande da farmi, potete farmele tranquillamente. Ok, benissimo.
Allora, smettiamo di proiettare la colpa all'esterno di noi e cominciamo a prenderci la responsabilità della nostra vita. Cosa intendo dire? Intendo dire che è vero, indubbiamente vero, governi, religioni, multinazionali, eccetera, hanno fatto e stanno ancora facendo molti danni. Però, se vogliamo contribuire al cambiamento realmente, dobbiamo ricordarci della massima del Dalai Lama, ovvero, un tempo ero intelligente e volevo cambiare il mondo. Adesso sono saggio e voglio cambiare me stesso. Il cambiamento parte sempre dal nostro modo di pensare, il nostro atteggiamento, il nostro comportamento quotidiano. Perché, come diceva Gandhi, l'esortazione di Gandhi è: sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Perché se noi ci lamentiamo delle multinazionali, però nel nostro piccolo il nostro comportamento è molto simile a quello delle multinazionali che noi condanniamo, semplicemente cambia la proporzione di grandezza, non i comportamenti. Perché se noi come loro pensiamo prima di tutto al nostro profitto, pensiamo a fumare, a mangiare carne, a strabere, a fare altre cose del genere, non c'è differenza, capite? Se non in termini di grandezza. Quindi cerchiamo prima dei modi per cambiare noi. Infatti, a me piacerebbe continuare questa chiacchierata approfondendo un po' i modi in cui possiamo cambiare, approfondendo i concetti di coscienza di gruppo, attraverso un'altra chiacchierata, un'altra conferenza interattiva che parlerà del cambiamento dall'era dei pesci all'era dell'acquario da un punto di vista differente, un po' più esoterico. Questa sera abbiamo parlato del cambiamento dal punto di vista astrologico, no? Dal segno dei pesci, dal punto di vista psicologico, di psicologia collettiva, al segno dell'acquario, dal punto di vista della psicologia collettiva. La volta prossima potremmo parlare insieme del cambiamento relativo all'energia di raggio, perché durante l'era dei pesci noi abbiamo vissuto l'energia del sesto raggio. Durante l'era dell'acquario stiamo cominciando a vivere l'energia del settimo raggio. Cosa vuol dire questo? Per spiegarlo faccio un piccolo passo indietro. Esistono sette energie fondamentali, chiamate in ambito esoterico i sette raggi, che offrono tutte le qualità, le loro qualità, tutto ciò che esiste a livello del nostro universo, compresi noi stessi. I primi tre raggi sono particolarmente famosi perché si ritrovano nelle trinità delle religioni del mondo. Vi ricordate che dicevo che all'interno di ogni religione ci sono degli aspetti di verità? Uno di questi aspetti è proprio questo. All'interno delle religioni troviamo Padre, Figlio, Spirito Santo, Iside, Osiride, Horus, Brahma, Shiva, Vishnu. Sono tutte personificazioni delle energie dei primi tre raggi, i raggi di aspetto. Infatti, sono queste trinità di dei sono considerati tre aspetti di un unico Dio. Il primo raggio, volontà di istruzione, è il raggio Shiva. Il secondo raggio, amore e saggezza, è il raggio Vishnu. Il terzo raggio, intelligenza creativa, intelligenza attiva, è il raggio Brahma. Da questo terzo raggio nascono gli altri quattro, che sono chiamati raggi di attributo, perché sono tutti attributi del terzo raggio, il più creativo. Il quarto raggio si chiama armonia tramite il conflitto. Anzi, ve lo faccio vedere direttamente dal retro della copertina del mio libro L'alba dell'acquario, perché c'è anche qualche colore che lo illustra. Il
Quarto raggio, armonia tramite il conflitto. Il quinto raggio, scienza concreta. Il sesto raggio, devozioni, idealismo astratto. Il settimo raggio, in cui stiamo entrando adesso, magia, ordine, cerimoniale. Allora, non vi parlerò di tutti questi raggi questa sera. Cominceremo ad approfondire un po' questo argomento molto importante, magari nella prossima conferenza, che potrebbe intitolarsi L'avvento del settimo raggio, che è quello tipico dell'era dell'acquario, magia, ordine cerimoniale o della legge e dell'ordine, se preferite, o se preferite il raggio del rituale interiore. Ecco, il sesto raggio, quello dell'era dei pesci, è quello della devozione, dell'idealismo astratto. E come vi raccontavo, noi ci siamo evoluti attraverso la devozione a un ideale esterno a noi. Adesso invece cominceremo ad evolvere attraverso il rituale interiore. Sempre di più scopriremo l'importanza di questa energia. Pensate, perfino in una pubblicità della Coca-Cola è stato detto: Coca-Cola, bevete Coca-Cola, la Coca-Cola è il rituale perfetto. Ecco, già da questo strano termine si capisce, anche nell'ambito della, chiamiamola cultura popolare, chiamiamolo marketing, si sta facendo strada l'energia del rituale. Che cos'è il rituale? È una sequenza ordinata di azioni che conducono a un determinato risultato nella maniera più efficace ed efficiente ed economica possibile. Questo è un rituale. Scopriremo la volta prossima come possiamo utilizzare l'energia del rituale per evolvere adesso e nei prossimi 2000 anni. Questo mi pare una cosa di estremo interesse, perché andremo a comprendere come possiamo utilizzare l'energia più evolutiva di questa era per la nostra evoluzione individuale e di gruppo. Capite? Perfetto. Allora, il nostro tempo è alla fine. Naturalmente, se volete, potete chiedermi l'amicizia su Facebook. E se mi chiedete l'amicizia, io vi inviterò anche nel mio gruppo che si chiama Nuova Psicologia di Sintesi, all'interno del quale potrete approfondire molte di queste tematiche. Naturalmente, se desiderate, potete comprare il libro L'alba dell'acquario, come vi dicevo, sul sito di Macro Librarsi. Anzi, ve l'ho posto qua, il link, così potete trovare facilmente il link al mio libro. Naturalmente, se volete, una volta che leggete il mio libro e trovate delle cose che volete approfondire, mi potete contattare al mio numero di telefono che vi posto qua. Questo è il mio numero di telefono, oppure alla mia mail che ok, potete trovarmi anche a questa mail. Su Facebook mi trovate come Francesco De Falco, mi trovate su Facebook sicuramente e mi trovate nel mio gruppo, nella mia pagina Nuova Psicologia di Sintesi.
Ok, ecco, mi potete trovare facilmente e così possiamo continuare anche la chiacchierata anche individualmente se ne sentite l'utilità. Benissimo, intanto, beh, vi ho dato i miei recapiti, vi ho segnalato il libro e la volta prossima magari continuiamo questa chiacchierata parlando dei sette raggi e in particolare dell'ascesa del settimo raggio durante l'era dell'acquario e di quello che significa per noi già adesso. Va bene? Allora, io se non avete altre domande, vi auguro buona serata. Non vi auguro buon anno perché mi dicono che farlo prima del 31 a mezzanotte porta male e quindi mi astengo. E vi auguro delle belle giornate, indipendentemente dalle restrizioni che ci possono essere adesso. Buona serata a tutti. A presto allora, alla prossima volta. Ciao a tutti.